Mauro Di Dalmazio, consigliere regionale di opposizione di Abruzzo Futuro, lei è il primo firmatario della legge sul caregiver, ovvero quella norma che dovrebbe dare importanti aiuti economici, ma anche un riconoscimento giuridico e formale a quelle persone, sono tante in Abruzzo, che assistono minori con disabilità gravissime e non solo. Il problema, e non è la prima volta che ciò accade, è che questa legge ancora non ha una copertura, ancora non ha una, diciamo, una attuazione. Qual è il suo commento? Il commento è un commento negativo rispetto a ciò che sta accadendo, o meglio rispetto a ciò che non sta accadendo. La legge fondamentale, una delle prime da un punto di vista che mette a sistema e organicamente riconosce il ruolo e la figura del caregiver, la legge prevedeva che nei 90 giorni successivi all'approvazione ci fossero le linee guida da parte della Giunta, sentita la Commissione, e soprattutto che ci fosse un po' una consistenza finanziaria in grado di poi dare un concreto e effettivo sostegno alle famiglie che hanno bisogno. Ad oggi sono passati più di 3 mesi, oltre 4 mesi, non si ha ancora un accenno di questo progresso, di queste linee guida da parte della Giunta. Siamo in ritardo, quindi la legge così non sta trovando attuazione. Soprattutto c'è stata anche respinta in sede di finanziaria un emendamento che è finalizzato a inserire le risorse necessarie, per cui è necessario, non opportuno, necessario che la Giunta sollecitamente provveda alle linee guida per l'attuazione e soprattutto provveda a reperire le risorse sufficienti, e non un semplice palliativo, le risorse sufficienti per dare ristoro a tante famiglie che sono in gravissima difficoltà. Io proposi un emendamento in sede di bilancio, di legge di bilancio per 2 milioni di euro, venne respinto dicendo che in quella sede non era possibile, che si sarebbe provveduto successivamente. Ad oggi non ci sono risorse, ma se oltre alle risorse mancano anche le linee guida operative previste dalla legge e che spettavano la Giunta, evidentemente la legge così rischia di rimanere inefficace e inattuata, con grave disagio per tutte le famiglie che hanno questi problemi, al netto di ciò che si sta facendo con dei bandi, per i quali mi sembra che dei bandi similari, per i quali comunque le risorse sono assolutamente insufficienti.